me non piaceva. Voglio dire, mi piaceva l'idea che l'appartamento fosse finalmente occupato da qualcuno. Però l'incognita di un nuovo vicino... Ma le spese di un appartamento vuoto da sostenere, dicevi tu. Comunque, quando l'agenzia immobiliare confermò che aveva firmato, eravamo contenti. Anche quando arrivò eravamo contenti. Eravamo contenti, no? Il nuovo inquilino, vieni! Buongiorno. Buongiorno, sono Antonio, il nuovo vicino. Laura, molto lieta. Piacere. Questo è Giulio. Caro Versi. Piacere. Sì, guardi, è più cordiale di come sembra all'inizio, non si preoccupi. E la sua accoglienza vale per due. E infatti, infatti, ho pensato a una bella cena di benvenuto per lei questa sera, ci sarà. Ah, la grande, ci sarò. Perfetto, allora l'aiuto con i bagagli? Grazie. Il viaggio com'è andato, bene? Un po' freddo. Venga, faccio strada. Beh, la vita di città ti arricchisce. Cinema, teatri, aperitivi, musei, gente, vita. Ma non è per tutti. No, no. Devi essere all'altezza delle cose e delle persone. Quindi è per questo che lei si è trasferito qui, per sopraggiunti limiti di altezza, visto che abbiamo a malapena un cinema. Sì, a noi non piace andarci. No, no, la mia altezza era più che adeguata. Ho solo pensato di portare motivazione e positività in provincia. Senti, ma... la storia della felice vita di provincia è una bufala o sbaglio? Ti spiego. Io vedo solo gente piatta, senza sale. Ah, lei ci porta il verbo. Prenda un po' di patate, per favore. Grazie. Ma quale verbo? Solo un po' di sale. Vedi, tu devi essere protagonista della tua vita. Devi essere ottimista. L'ottimismo è la religione degli struzzi. A furia di non vedere le cose come sono, abbiamo spento il cervello, quindi il suo ottimismo... Per fortuna non sei uno sul quale devo lavorare io, altrimenti... Spero che non si annoierà troppo qui. Io spero che non ci guastiamo la cena, per favore. Ma anche un uomo ortodosso. Ma come fai a mantenerti così? Così come? Così... Secondo me dovresti venire in città, magari un cambio di... E lui non mi piaceva. Degli abiti nuovi. Sì, quel modo di parlare con superiorità delle nostre abitudini. Valorizzi. La ragione per cui si era trasferito qui era ovvia. Voleva sentirsi superiore a qualcuno. Voleva sentirsi superiore a noi. Sì, forse verrà troppo attirata. Di certo cambierai il modo di vestire più adatto alla tua figura, se mi permetti, non lo so, però... Pensare di fare così tutte le notti non chiuderebbe dirgli qualcosa. Fare qualcosa. Ciao bella. Sì. Stasera? Come si chiama la tua amica? Mi piace. Ci sentiamo. Ti chiamo io. Ciao. Senti che roba, sono già ubriachi. Sai che novità? Sì, ma cosa diranno i vicini? Siamo noi vicini. Ecco appunto, allora perché non dici niente?
adesso. Ma no, ancora! Ma ti farà far tardi un'altra volta! Non può andare sempre così, però, eh? Certo, se parlargli non serve. Ciao, bello. Sono assonnato. Sai com'è? Ti sposti tu? E poi, ogni giorno un ostacolo alla nostra vita. Non potevamo tollerarlo. Eri tu a ripetermelo. A dirmi che dovevamo agire. Che dovevamo farci aiutare da qualcuno. Ecco, è lui. Chi è? Non sono fatti tuoi. Questa è la sua macchina. Sì, non ne girano molte qui così. Non sarà difficile. Antonio, che fine avrei fatto? È un po' di... Giù, perché non vedo la sua auto. Non ho idea, sarà in trasferta. Chi è? Perché ci sta guardando in questo modo? Lo niente. Conosci? No, niente, andiamo. Non potevo sapere che anche lui si sarebbe messo in mezzo. Non potevo sapere che ancora avrei dovuto proteggere la nostra pace. Sali, fammi vedere dove l'hai nascosta. Non è un tuo problema. Sì, sì, ma voglio vederla. Non ti fidi, eh? Voglio essere sicuro.
tranquillo qui da quando non c'è più Antonio, però, Certo che andarsene via così senza salutare non è da lui. L'avrei fatto andare via tu con la tua tristezza, hm? Tu cosa hai fatto? Niente. Non hai fatto niente. Hai lasciato che fossi io ad assumermi tutti i rischi e tutte le responsabilità. Mi hai lasciato da solo a difendere la nostra tranquillità.